Faria Costa. Ecco, la vedova. Vedova della gente, Vito Schifani. Vito Schisano che parla. Battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. E nonne, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Se avete il coraggio di cambiare. Aspetta, no, di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, che avete reso questa città sangue, l'avete reso una città di... Che avete reso? Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza, l'amore per tutti. Non c'è amore, non c'è né amore, non c'è un amore per niente. Non riesco a trovare le parole.
Ecco Rosaria, la vedova di Vito Schifani. Rosaria vuole parlare anche lei. Ecco Rosaria che prende, si avvicina al cardinale Pappalardo. Ma tu glielo devi dire, qui c'è scritto. Tu stessa hai detto che si convertono. Tu glielo devi dire che si devono pentire. Tu stessa hai detto che si convertono, che si pentono. Quando si pentiranno saranno... Ma io la speranza non l'ho persa. Quando si pentiranno saranno perdonati. Quando saranno perdonati. Poco prima Rosaria era qui accanto alla postazione dei giornalisti. Il grido della nostra speranza. Era apparentemente tranquilla. Un giorno hai esaudito il tuo figlio. Adesso, dopo aver ascoltato la parola della sorella di Manuela Loi, anche in lei è esplosa l'emozione. Signore, amo. Un'emozione comprensibile. Santo! Ma no, c'è casino, fai immagini! Guarda, guarda che l'ho sfondato! La gente... Aspetta, si trema! Fateci passare sotto! Dai! Giga, che parlo! Vai! La gente ha sfondato i cancelli, sono le 15:25. Le transenne sono state divelte. Alle 15:25. Il Presidente della Repubblica deve ancora arrivare. Ma la gente preme, i cordoni della polizia non sono sufficienti, non sembrano tali. E la grida. E riprende la contestazione. Finita la cerimonia funebre, ritorna a prevalere l'emozione. Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa, il capo della polizia fatica a trattenere gli agenti.
si allontanano a fatica, è un momento difficilissimo, un momento tremendo, si allontanano a passo di corsa. Poco fa erano stretti tutti insieme intorno all'altare, in un cerchio silenzioso e raccolto. Adesso l'atmosfera è cambiata. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. Ci sono agenti della finanza, carabinieri, poliziotti, in divisa e non in divisa. E questo è il solito mitomane che forse le telecamere farebbero bene a lasciar perdere. Signori, un poco di calma, un poco di calma, perché in questo modo... Sentite voi stessi. Non riesco a capire chi parla, ma qualcuno sta invitando tutti alla calma. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino. È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma. Tra di noi non dobbiamo fare questo, dobbiamo essere calmi. Vi prego ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma, calmatevi tutti, l'animo, calmatevi, e la giustizia deve arrivare. Orlando, Leo Luca, Orlando, una cerimonia così Palermo se la meritava. Questo è Palermo, questo è Palermo. Eccola, la barra è appena arrivata qui, nella piazza antistante alla cattedrale. Sentite, vedete tantissime mani alzate, tantissimi applausi, vengono gettati dei fiori. Guardate, migliaia di mani alzate che applaudono. Che applaudono questa bara con il tricolore sopra. Ecco la seconda, ancora fiori. Giustizia, stanno gridando in questa piazza gremita all'inverosimile. Giustizia. Ancora una volta mi sembra di poter dire che Palermo sta mostrando con forza di voler essere presente. E la speranza è che questi applausi si trasformino in quello che il governo della regione siciliana oggi ha invocato, un vero e proprio risorgimento siciliano. Piero, a due mesi dalla strage Falcone, questa piazza, questa gente sta forse mostrando ancora una volta che non ha voglia e intenzione di lasciare spazio alla mafia. Si sta stringendo attorno a questi ultimi eroi, forse di una guerra che non ha più regole.
che non si preoccupa di provocare stragi pure di eliminare chi vuole soltanto portare alta la bandiera dello Stato democratico. La barra di Emanuela, il fiocco rosa, il suo cappello, fiori, tanti fiori. L'importante, Giancarlo, certo, è giusto tutto quello che tu dici, ma l'importante è che non ci si fermi un'altra volta a questo momento. Vedete, piangono di rabbia, di emozione, i colleghi. Vedi, Piero, i momenti di tensione che si sono registrati, dei quali abbiamo parlato all'inizio, si sono trasformati in questa enorme, grande commozione, in questa partecipazione corale. In questo momento di folla, in questo bagno di folla. E adesso è il momento di agire, dicono gli agenti che escono lentamente dalla chiesa. Agire su tutti i fronti, all'interno e all'esterno dell'isola. Perché tutto non resti solo un'emozione. Ecco, l'ultima bara sta raggiungendo lentamente. L'ultima autovettura. Ormai familiari, poliziotti, gente comune, sono tutti insieme. I poliziotti non riescono più a contenere questa folla. Una folla composta. Sì, ma credo che ci abbiano proprio rinunciato, anche perché... Una folla composta che sta continuando a gettare fiori. Appunto. Guarda, in questo momento stanno urlando polizia. Ed ecco le bare che lentamente, a fatica, trascinate sulle spalle degli agenti, degli amici dei tre agenti uccisi e dei colleghi dei due magistrati, escono dalla chiesa, accompagnate dall'applauso, un applauso liberatore. Ma anche forse un applauso di ammirazione, anzi senza forza, soprattutto un applauso di ammirazione per il sacrificio estremo di queste cinque persone. La gente fuori avverte che stanno per uscire le bare. Si accalcano gli uni sugli altri, aspettano questo momento per rendere anche loro omaggio. Omaggio a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo, ad Antonio Montinaro, a Vito Schisano, a Rocco Dicillo. La speranza di tutti è che il loro sacrificio non resti inutile. E dopo le bare dei tre agenti, quelle di Giovanni Falcone e di sua moglie,
cominciato a piovere sulla piazza, mentre la gente scandisce il nome di Falcone. Ma anche quello dei suoi uomini. Come il bottone di una giacca, aveva detto Giovanni Falcone. Io sono un siciliano vero. E da siciliano vero è morto, la gente questo lo dice, non lo dice neanche sottovoce, lo dice apertamente, lo sente. E dietro l'applauso che sta accogliendo la sua bara all'esterno della chiesa c'è questa consapevolezza. Un siciliano vero si è sacrificato per salvare la sua Sicilia. Ormai ho la chiave per capire, ho capito, scriveva in quel suo libro Confessione. Devo avere solo gli strumenti per avvicinarmi a quella porta, senza fare passi falsi. E mentre diceva queste parole, quasi rideva nei suoi occhi, pieni di entusiasmo. Ora quella chiave. Giovanni Falcone l'ha affidata ai suoi amici, ai suoi colleghi magistrati e ai compagni di quegli agenti che lo hanno seguito nel sacrificio. È avvolta dal tricolore.